primi immediati che ti vengono in mente, che sono quelli della scuola, e poi quegli ambiti come lo sport, e poi ovviamente noi come primi, come impegno volontario, eccetera, che hanno la possibilità, direi il compito, la missione anche di informare, di improntare la persona che lo fa, soprattutto se è molto giovane. E naturalmente c'è anche un'esigenza molto pratica. Oggi noi facciamo fatica a trovare i ragazzi, c'è un problema vocazionale, no? In quasi tutti i settori. Dove li trovi? Dove sono obbligati? A scuola. Li trovi a fare sport, ci vanno ancora abbastanza volentieri. Una volta si diceva anche l'associazionismo è una fonte di, una palestra di, oggi una crisi vocazionale ce l'abbiamo, anche se qualche dato, vero Paolo, comincia a farci sperare un pochino meglio, ma insomma un fatto che il volontariato non sia più così attrattivo come una volta, e quindi è anche un'esigenza del sistema quella di pensare e parlare ai giovanissimi. Da lì l'idea di mettere insieme queste ed altre esperienze. Peraltro abbiamo anche Luisa al tavolo che mi guarda, che è vicepresidente CNV, è insegnante, è, lo sapete tutti, molto impegnata nel volontariato carcerario, forse meglio dire il più possibile fuori dal carcere, no? Ultimamente lei poi batte molto sul tema della messa alla prova, delle misure alternative, eccetera, che sono a sua volta percorsi pedagogici di fatto, no? Quindi mettere insieme questi saperi, queste esperienze, con Donatella Buoniposi, provveditore, ex, si direbbe una volta provveditore, oggi dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, con Paolo Balli, direttore del CESBOT, che per mille motivi è perfettamente coerente a questo tavolo, ma in particolare il CESBOT, con la sua funzione di supporto molto, molto focalizzata anche sulla formazione, ha fatto negli anni, per lungo tempo anche insieme con CNV stesso, un grande lavoro sulle scuole. Scuole e volontariato come progetto è una delle cose che ha lasciato più tracce nel mondo scolastico in Toscana, e poi molte altre cose. Bene, questo è, sarebbe dovuto essere presente anche la dottoressa Cipullo del MIUR, con cui CNV ha stipulato un protocollo d'intesa anni fa, che era finalizzato proprio a individuare progetti e percorsi pilota da eventualmente sottoporre alla valutazione per un allargamento, per un inserimento nei piani formativi, eccetera. Un protocollo che noi vorremmo rivitalizzare, il senso di questo incontro era anche quello. La dottoressa ha avuto un inconveniente personale questa mattina, ci ha telefonato e quindi non ci sarà, però ha ribadito l'interesse a riaprire questo canale. Infine avevamo invitato anche il presidente Molea di AICS, che in realtà aveva costruito questo tavolo insieme con noi, perché era un'idea che era nata un po' insieme, poi ha avuto una convocazione del CIO, di quelle a cui non si può dire di no, e quindi ha mandato un breve contributo. Io così termino la parte noiosa, cioè la mia, leggerei rapidamente questo breve contributo, poi se siete d'accordo farei parlare prima di tutto Donatella, perché anche qualche problemino di tempo, la ringraziamo perché veramente non c'entrava questa presenza, ma lei ce l'ha fatta entrare lo stesso, e allora cerchiamo tutti quanti di essere da accontentarci, la teniamo un po' noi, poi la mandiamo un po' da un'altra parte. Allora, come dicevo, abbiamo ricevuto una lettera da Molea al Centro Nazionale per il Volontariato, alla Fondazione Volontariato e Partecipazione, che vado a leggere. Illustri colleghi, gentili ospiti, mi preme ringraziare il CNV e la Fondazione per l'invito a questo seminario residenziale. Mi spiace non poter essere presente oggi alla tavola rotonda per altri sopraggiunti impegni, ma vorrei sottolineare da subito come già condivida in pieno il titolo scelto per questa occasione di confronto, per una pedagogia del bene ed un rimedio al rancore. Credo infatti fermamente che il volontariato, anche quello di promozione sportiva, sia esattamente questo: la capacità di educare al bene per superare violenze, soprusi, rabbia, disagio e per imparare accoglienza e solidarietà.
emoziona sempre molto Elio Germano. Qualche tempo fa, durante un'intervista, disse: amo questo lavoro perché ti insegna a metterti nei panni dell'altro, per recitarne il ruolo. Se tutti sapessimo metterci nei panni dell'altro, non avremmo paura del prossimo, ma saremmo più disposti ad accoglierlo. Ecco, il volontariato di promozione sportiva, uno dei volti della promozione sociale, è per me questo: educare, specie più giovani, a stare in gruppo, a conoscere l'altro, a condividere, a superare insieme le difficoltà, a rispettare le diversità e non averne paura. Sono fondamenti necessari questi per costruire una comunità coesa e sono convinto che la promozione dello sport di base, specie negli ambienti e nei territori più a rischio, disagio e fragilità, possa tanto in tal senso. Da anni presiede AICS, ente di promozione sportiva che ha fatto proprio il concetto dell'utilizzo dello sport come strumento di politiche sociali. Per questo, nella progettazione sociale nazionale, utilizziamo le attività sportive non solo come chiave per costruire comunità inclusive e coese, ma anche come strumento di accoglienza. Lo facciamo ad esempio dal 2015 nei nostri programmi di accoglienza migranti. Spesso, quando i traumi psicologici patiti e la lingua stessa fanno da barriera sociale, un pallone lanciato su un prato in mezzo a un gruppo di ragazzi spaventati e spaesati può molto. Da lì siamo partiti per progettare interi sistemi di accoglienza che utilizzassero lo sport assieme al volontariato sociale, ai lavori di utilità sociale e a tanta formazione professionale, come il mezzo perché i giovani migranti potessero conoscere le comunità che li ospitava e interagire con i loro coetanei non migranti. AICS non si occupa solo di promozione sportiva, ma da tempo, con un dipartimento di politiche sociali, promuove anche quella culturale e sociale nelle scuole, nelle carceri, nelle periferie disagiate. Lavoriamo al fianco di altre grandi organizzazioni di volontariato, promuoviamo le reti sociali tra persone e tra enti, cerchiamo di creare nei territori un tessuto di terzo settore fertile e operativo che possa, ognuno con le sue competenze, sostenere le agenzie educative e sociali allo sviluppo armonioso della società. Il rancore, i muri, la violenza sono pericolosamente contagiosi, ma lo sono positivamente anche il bene, l'accoglienza, la solidarietà. Nostro compito è quello di seminare lo spirito solidaristico e lo possiamo fare solo con l'esempio, promuovendo il volontariato nei territori, dando risposte sociali effettive a chi ha bisogno, chi vive emarginato. Dobbiamo farlo, specie oggi che la crisi dei valori dell'accoglienza è al suo apice, e che la deriva xenofoba trova pericolosa sponda perfino in una certa parte della classe dirigente politica. Vi auguro per questo buon lavoro. Il confronto attivo su questi temi potrà solo produrre un'ulteriore spinta verso la pedagogia del bene, chiave del benessere sociale. Cordiali saluti, Bruno Molena. Passerei, come detto, subito la parola a Donatella, se preferisci questo o quel microfono. Questo è lo stesso. Ci sentiamo anche senza microfono. Allora, io sì, vi ringrazio, mi scuso se poi devo scappare, sono un po' stata prelevata forzatamente da Renzo, però mi sono lasciata, come dire, prelevare volentieri, perché questo è un tema importante, estremamente complesso. Io non ho avuto il tempo materiale, come dire, di preparare anche un intervento, quindi forse rischierò anche di essere un po' confusa, cerco di riorganizzare velocemente qualche idea, però è comunque una bella occasione, proprio perché so di parlare a degli interlocutori importanti che svolgono un ruolo importante, quindi alcuni segnali, alcuni messaggi non bisogna mai perdere occasione per lanciarli. Ma dunque, il tema, dicevo, estremamente complesso, perché quando parliamo di una pedagogia del bene che ci aiuti a superare il rancore, ci vorrebbe un convegno veramente tutto solo per questo tema, perché le sfaccettature sono tantissime. Io spero in modo sintetico, ma comunque veloce e non banale, di dare qualche input, vivendo una dimensione, sia quella dei giovani, quella della scuola ovviamente. Ma guardate, qualunque ragionamento che si va a fare è importante che sia inserito nel contesto, quindi nel contesto attuale che stiamo vivendo, che i giovani in modo particolare stanno vivendo.
La nostra è una fase storica particolare, difficile, estremamente, estremamente complessa, dove più che mai probabilmente forse la pedagogia sarebbe davvero necessaria, sarebbe importante tornare a parlare di pedagogia, tant'è che proprio in questi giorni facevo una riflessione, abbiamo tanti festival della letteratura, della filosofia e forse ci sarebbe bisogno di pensare anche a un festival proprio della pedagogia, cioè dell'arte di riuscire a trasmettere, a comunicare, sapere portare valori. Il contesto, dicevo, è importante perché già negli anni '80 un noto sociologo, Neil Postman, metteva in guardia, lui si riferiva e parlava alla società americana perché i primi segnali arrivavano proprio da quel mondo, ci metteva in guardia di fronte a un fenomeno che io credo ormai è arrivato a pieno titolo anche qua dalle nostre parti. Cioè lui ci metteva in guardia sulla possibilità che stavamo andando verso quella che lui ha definito la scomparsa dell'infanzia. E in effetti, se ci riflettiamo un attimo, il contesto attuale ci porta proprio a questa riflessione. L'infanzia sta, come dire, è scomparsa, non sta scomparendo, probabilmente è già scomparsa. Al di là dell'età del bambino, dell'infante, no? che noi vediamo, però parliamo di scomparsa dell'infanzia proprio perché i nostri bambini ormai fruiscono di quei contenuti che sono gli stessi, sono contenuti culturali, sono contenuti anche sociali, sono contenuti a tutti i livelli, allo stesso modo di come ne usufruiscono gli adulti. Cioè i nostri bambini seguono gli stessi programmi televisivi, addirittura anche i giochi fra un po' sono gli stessi, quelli che fanno gli adulti attraverso tutte queste strumentazioni moderne, perché le nuove tecnologie chiaramente hanno segnato un passaggio fondamentale nel cambiamento proprio dell'idea del concetto di infanzia. E quindi i nostri bambini sono sottoposti a stimoli, a esperienze che sono ormai le stesse esperienze anche degli adulti. Quando diciamo che lasciamo i bambini da soli davanti alla televisione ma all'utilizzo degli strumenti tecnologici e che ci preoccupiamo e lanciamo un allarme da questo punto di vista, è proprio perché questi bambini sono sottoposti, in qualche modo vivono le esperienze che vivono gli adulti, per non parlare anche di quelle che una volta erano un po', come dire, la crescita naturale, normale, no? La conoscenza del corpo, la conoscenza del sé. Oggi tutto questo è, come dire, decisamente si è trasformato. E questo ci deve far riflettere perché è un'emergenza a cui ci troviamo di fronte, parliamo di emergenza educativa, ma di fatto è un'emergenza ancora più profonda. Quindi i bambini, l'età dell'infanzia si riduce drasticamente e anticipa una fase adolescenziale in termini estremamente precoci di un'adolescenza che, lo vedete oggi, la crescita anche emotiva, sentimentale, sessuale, è tutto anticipato nei tempi e quindi si va verso questa precocità e in qualche modo che si accorciano i tempi dell'infanzia e si allungano quelli dell'adolescenza, tanto al punto che sembra infinita perché ci troviamo di fronte ad adulti ancora bambini, no? e bambini adulti. Allora questo, quindi con l'utilizzo delle nuove tecnologie, ha inciso profondamente, incide profondamente su quella che è ovviamente l'evoluzione, la crescita, l'equilibrio psicofisico dei nostri ragazzi. E in più aggiungiamo a questo un altro elemento di novità, che anche i processi di apprendimento sono decisamente cambiati. Non si apprende più come ai tempi miei, insomma la mia generazione, eravamo, come dire, abituati, lavoravamo, facevamo uno studio, sapevamo che anche quello che la trasmissione, pure semplice, in qualche modo veniva recepita meglio.
eravamo, come dire, anche figli di un pensiero particolare, nel senso che ragionavamo secondo i criteri di tempo e spazio, del prima e dopo, della causa effetto. Ecco, oggi la dimensione di questi concetti logico-temporali, spaziali, si è completamente modificata, trasformata, e il tempo non ha più una dimensione così lineare nella visione, nell'immaginario dei nostri giovani. Lo spazio si modifica perché attraverso proprio l'uso delle nuove tecnologie siamo qui, ma allo stesso tempo dall'altra parte del mondo, dell'oceano, no? E quindi lo spazio si modifica, la dimensione temporale si modificano, quindi questi concetti che sono decisamente cambiati, forse anche con un estremo relativismo, fanno sì che anche i processi di apprendimento non sono più gli stessi. Quindi i nostri ragazzi non ragionano più secondo un pensiero come era quello ai miei tempi, più lineare, no? Di prima, dopo, causa, effetto, ma è un pensiero di carattere, se vogliamo, più reticolare, potremmo definirlo così, perché riescono a fare più cose insieme, a gestire più file contemporaneamente nello stesso modo, allo stesso tempo, ragionano e parlano con tantissime persone in una frazioni brevissime di tempo. Quindi tutto questo ha finito con l'incidere nel modificare questi processi di apprendimento. E allora che cosa sta succedendo nella scuola, nella società? Le nostre proposte educative non sempre sono le più adeguate, no? Perché quella che era una trasmissione diretta di contenuti, anche di valori, oggi non regge più. I nostri ragazzi sono attratti, affascinati da tutt'altre esperienze. E l'insegnante di per sé, e qui ne ho un accanto, potrà forse non so convenire con me, ma è molto difficile coinvolgerli, affascinarli, perché sono attratti da tutt'altro mondo. Loro sono sulla rete e con estrema facilità accedono ai contenuti che vogliono. È molto difficile però che cosa? Mediare. E quindi sono da soli, navigano in questo mondo dove manca però la mediazione, dove manca la riflessione, dove manca anche la figura dell'adulto che gli aiuta in qualche modo, no? A districarsi in questa rete virtuale enorme e orientarli nel saper distinguere anche ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, no? Quindi, per non parlare poi di tutto quello che recentemente accade sulla rete, no? Oggi i ragazzi prendono tutto quanto per buono, è sulla rete e quindi è vero, no? Allora tutto questo chiaramente ci coinvolge come persone di scuola, e purtroppo la scuola non riesce a star dietro a questi cambiamenti, a queste modifiche, a tener conto di queste modifiche. E quindi che cosa accade sostanzialmente? Che nella scuola si riproducono le stesse dinamiche, gli stessi meccanismi che troviamo all'interno della società. E cioè, che voglio dire, faccio esempi banali, no? Ma qui si parlava nella lettera che hai letto di essere esempio, no? Bisogna essere l'esempio, essere modello. Ecco, il docente purtroppo oggi è sempre meno modello. E io lo vedo, siamo nei consigli di classe, dobbiamo trattare tanti casi diversi, ogni ragazzo è un caso a sé, un mondo a sé, un pianeta a sé, e mentre lo facciamo però anche la gran parte dei docenti sono distratti, spippolano sul telefonino, e all'interno della scuola si riproducono le stesse dinamiche precise, identiche, che ci sono fuori della società. Quindi tutti quei fenomeni di intolleranza, di difficoltà di includere, di inclusione, di sentirsi inclusi, la scuola li riproduce pari pari.
E allora ecco che assistiamo a tutti i fenomeni che abbiamo visto anche nel recente periodo. Lucca purtroppo è andata anche sulle cronache nazionali e oltre per tutti quei fatti che si verificano all'interno delle nostre scuole, che non succede solo a Lucca in una scuola particolare. Purtroppo, ahimè, sono fenomeni come questo qui del bullismo, della violenza, della sopraffazione, sono fenomeni in notevole crescita. E la scuola fatica a contrastarli, perché la scuola appunto riproduce quei modelli, perché ci ritroviamo spesso e volentieri l'insegnante che a sua volta è stressato, l'insegnante che è anche sovrastato da un sistema sociale, le famiglie che non rispondono più a certi requisiti, che oggi tutto è dovuto. E io stamattina lo raccontavo a Renzo, questi giorni che c'è l'avvio dell'anno scolastico, vi posso assicurare, non so quanti sindaci, assessori, genitori che chiamano perché non si riesce. C'è una sfiducia generale nelle istituzioni e anche quando si cerca di fare al meglio, no? Perché le difficoltà ci sono, sembra nell'immaginario collettivo che siamo tutti un po' mezzi criminali, tutte persone che pensano a fare gli affari loro, che quindi è veramente difficile e di problemi gravi, seri, tutti i giorni, costantemente vi posso dire, almeno nel mio ambiente, parte un treno che non si riesce a controllare. Le famiglie verso le quali, che sono le famiglie di oggi, sono un po' la generazione che abbiamo cresciuto noi, no? In qualche modo, quindi tutto è dovuto, non si riesce più a sopportare la minima difficoltà, non si vogliono problemi, tutto deve essere predefinito, precostituito, bisogna predisporre tutto per i nostri ragazzi, non devono affrontare nessuna difficoltà. E allora ti trovi la famiglia che viene e dice: io voglio iscriverlo in quella scuola e voglio 40 ore di attività scolastica, poi ne arriva un altro, no, 40, io voglio 36 ore, io quindi, ma cioè veramente il senso, il buon senso sembra venir meno e quindi bisogna fare un lavoro, ora sentiamo parlare di cambiamento, no? Sentiamo dire siamo nella fase del cambiamento. Qui non è che dobbiamo fare un cambiamento, qui dobbiamo cominciare a ricostruire. Crollano i ponti, dicevamo, crollano le chiese, crolla un po' un sistema, anche un sistema pubblico amministrativo. Prima avevo delle persone a tavola, sentivo, li ascoltavo un po' mentre parlavano. C'è un sistema amministrativo che è stato sfasciato, la modifica del titolo quinto, la confusione normativa. Tutto questo contribuisce a creare disorientamento in una società che veramente è estremamente disorientata. E quelle tre strutture importanti, dico io, no, che reggono, sono il perno di una società, la scuola, la sanità, la giustizia, faticano a funzionare, si può dire quasi non ne funziona una, perché c'è anche un sistema pubblico che non riesce a far fronte al suo ruolo, che è un ruolo anche di controllo, un ruolo di verifica. Perché? Perché non abbiamo più, mancano le risorse economiche, forse nemmeno quelle, ma mancano le risorse umane, soprattutto queste. Allora io dico, siamo nella fase, dobbiamo cominciare a dire che siamo nella fase della ricostruzione, bisogna cominciare a ricostruire. Quel ponte che è crollato perché probabilmente sì, visioni, sicuramente individualiste, tutto quello che vogliamo, però lo Stato non riesce più a fare il suo ruolo, a svolgere il suo compito, perché chi mangia a controllare, a vigilare? Hai pochissime persone e quindi tutti i giorni non si riesce più a fare una corretta manutenzione e quindi ci troviamo adesso proprio, abbiamo la sensazione, la percezione di essere in quella fase storica dove ci vediamo un po' davvero cascare tutto addosso. Però è ora forse il momento di davvero ridare una svolta, ripartendo proprio
dalla formazione. Leggevo lì nel cartellone, prima ho letto alcune cose molto significative, importanti, di partire davvero dalla formazione, dall'educazione e cominciare, lo diciamo, no? La scuola è alla base, dice la buona cosa che vuoi che dica, il personale di scuola e ti dice questo. No, penso che sia ovvio, no? Che si debba ripartire proprio dal ricostruire le nuove teste, ripartire dalle nuove generazioni. E per fare questo abbiamo bisogno di puntare molto davvero sulla formazione, quindi sulla figura dell'insegnante, tornare a fare modalità di reclutamento diverse, perché non possiamo più pensare di reclutare gli insegnanti come avviene adesso, e anche qua erano state fatte alcune cose buone, sono state rismontate, perché poi queste riforme che arrivano, no? Indipendentemente da chi le fa, centrodestra o centrosinistra, ma chi arriva deve tirare all'aria quello che è stato fatto prima, insomma. Questa sorta, no, di rivendicazione, di contrapposizione continua, veramente sta creando grossi danni. E quindi ricostruire e ripartire proprio il volontariato, sicuramente mancano, tu dicevi, mancano i giovani. I giovani mancano un po' per i problemi che dicevo prima, sono attratti da altre cose, ma nello stesso tempo non riescono più a fare un progetto di vita, non riescono anche per quel concetto di tempo che dicevo prima, no? Il passato per loro quasi non esiste. Oggi cos'è, l'8 settembre, vero prof? E ricorre anche da qualche parte, non so dove, lo sentivo stamattina, ci deve essere stato un editoriale dove si diceva l'8 settembre è stata la rappresentazione della caduta della classe dirigente, perché è vero, partì tutta una classe dirigente, andò in fuga, scappò un'intera classe dirigente. Guardate quello che succede anche oggi: le nostre classi dirigenti scappano, non affrontano le loro responsabilità. Siamo tutti dirigenti, perché poi c'è un proliferare, no? Mi sembra c'è qualcosa che era scritto anche lì a questo proposito, tantissimi capi, e poi mancano quelle truppe che sono importanti, essenziali per far funzionare un sistema, un meccanismo. E quindi ricostruire il volontariato, sicuramente i ragazzi, voi vivete, avete, diciamolo, anche sicuramente pochi, ma sicuramente ragazzi migliori, no? E ce ne sono, perché attenzione, non è che siamo di fronte a delle generazioni perse, no, possiamo davvero in quella fase di ricostruzione. Perché quando li coinvolgiamo, quando li mettiamo di fronte a certe dimensioni, a certe realtà, veramente i ragazzi cambiano. Io ho fatto un'esperienza portando i ragazzi in un paese l'altro giorno con la nave 18 lì, al di là, no? non entro nel merito di questioni dell'emigrazione, né voglio fare valutazioni di carattere politico ovviamente, ma li ho portati in Eritrea. E lì vi assicuro, ho trovato un mondo particolare, no? Le nostre origini sono lì, il Corno d'Africa, il primo umano lo si dà lì, in quei territori, e gli Eritrei in particolare sono molto vicini agli italiani, però se andiamo ad Asmara vedi una città italiana in qualche modo, circondata da macerie, perché è da poco finita una guerra civile, insomma ora hanno rifatto la pace con l'Etiopia, speriamo bene, ma ci siamo andati con i ragazzi e vi assicuro, quando li abbiamo portati in queste realtà, siamo andati a Massawa, che è una città sul mare ma con grosse problematiche, dove veramente vedi la miseria, la povertà. Noi abbiamo avuto dei ritorni straordinari da questi giovani, eppure, e li abbiamo scelti anche non tanto tra i migliori, ma abbiamo scelto quelli che forse qualche problema in più col mondo, con loro stessi ce l'avevano, sono arrivati partiti con i pantaloni jeans tutti strappati, tutti un po' anche, insomma, con visioni particolari del mondo e della vita, eppure abbiamo visto. E se li richiamiamo e gli diciamo ragazzi si riparte, sono tutti lì pronti, non vedrebbero l'ora di rifare queste esperienze, di come si rapportavano con quella popolazione. Quindi
se diamo e riusciamo a dare queste occasioni, i ragazzi poi rispondono. E poi, siccome l'incontro di oggi è centrato molto anche sullo sport, no? Lo sport è un altro, è un aspetto essenziale, fondamentale, perché è una di quelle aree, di quei linguaggi che ancora capiscono, che ancora raccolgono bene. Quindi lo sport è uno strumento anche questo straordinario, inutile che ve lo stia a dire io, no? Ma diciamo tante volte non si fa più l'educazione civica nelle scuole, cosa che insomma non è proprio così, la chiamiamo cittadinanza e costituzione, ma sempre facciamo riferimento a quell'educazione civica, ma anche perché è quella di favorire questo ragionamento, aiutando tutti coloro che sono educati, dunque il volontariato ha un orientamento educativo, se non lo fa non è volontariato. C'è nel nostro operare un immediato riscontro anche di sensibilizzazione a certi temi, alla costruzione della società, eccetera. Questo, secondo me, questa consapevolezza, questo sentire deve essere in qualche modo riversato anche sulla scuola e in particolare appunto anche non solo sugli studenti ma anche sui genitori, qui azzardo un pochino, cioè non sarebbe male se per esempio gli ambienti sportivi che incrociano genitori così come la scuola in qualche modo ogni tanto si rendesse, oppure le parrocchie, oppure che ne so, si rendessero promotori di momenti in cui i genitori possono confrontarsi fra di loro sulla difficoltà educativa. Io penso che ne abbiano molto bisogno. La scuola poi dovrebbe fare la stessa cosa con i docenti, nel senso dare dei momenti ai docenti per riflettere sulla difficoltà educativa. In questo modo, secondo me, si può, come dire, un pochino spianare la strada a un approccio appunto meno pesante, meno rigido, ecco, a quel cambiamento che sicuramente si possa auspicare. Dopodiché ben vengano le tante attività, adesso appunto il CESVOT ci darà sicuramente del materiale in più. Però anche quello rischierebbe di diventare, secondo me, posticcio se il cuore della nostra esperienza scolastica nella quotidianità della vita di classe, di scuola, eccetera, non acquisisce delle coordinate più comunitarie. E grazie. Sì, siccome devo scappare e me ne scuso perché veramente il dibattito sarebbe interessantissimo, solo per dire alla professoressa che sicuramente le discipline sono importanti, fondamentali, perché guai, noi dobbiamo formare persone competenti. Perché oggi parliamo di competenze? E chi è la persona competente? Quando un ragazzo è competente? Un uomo è competente? Ma è competente l'idraulico, deve essere competente l'elettricista, certo devono possedere quelle conoscenze di base che le discipline ci danno, devono poi saperle applicare e nel momento in cui questo sapere si incontra con il saper fare è lì che si crea la competenza, se c'è corrisponde un saper essere. Faccio un esempio banale. Abbiamo ragazzi a volte bravissimi, montano e rismontano i motorini, conoscono tutti i pezzi, sanno come funziona il motore, quindi potremmo dire che hanno delle conoscenze e sono anche bravi a guidare il motorino, sanno fare tante cose. Se però appena mi esci dal parcheggio della scuola, mi metti sotto la prima vecchietta che passa e non sei competente perché quel sapere, quel saper fare non si è tradotto nel tuo essere, non è diventato parte di te. E è questa la sfida grossa dell'insegnante oggi, saper tradurre quelle conoscenze e quelle abilità in competenze. Il ragazzo diventa uomo, è consapevole e sa applicare e sa fare e lo si vede nel suo essere.
Grazie, scusate, grazie. Comunque complimenti prof, spererei di averla al Lucca come docente. lei di Lucca? No. Ecco perché Pisa prima è uscita fuori. Va bene, io vi ringrazio, ma davvero mi scuso, ma devo scappar via e mi spiace, però sono registrati gli interventi. Se poi me li fate avere così va bene, grazie, grazie mille. Ciao, buonasera. Ringraziamo Donatella per questo momento che comunque è riuscita a condividere con noi. Se si parla, se ci preoccupano i cittadini di domani, cioè i ragazzi, gli studenti, i possibili volontari di domani, no Paolo? Poi ci preoccupa che non si aggregano, non sappiamo dove trovarli, questo l'ho detto io, non ci vanno più, non li trovi più all'oratorio, li trovi sui social se sei bravo, ma noi ci abbiamo Giulio, ma insomma francamente sta perdendo il colpo anche lui ormai con l'età. Ci preoccupa forse la mancanza di discernimento, no? Se hanno tutte le informazioni a disposizione però sono disintermediate, quindi non riusciamo a dargli gli strumenti per riconoscerle, per riconoscere la credibilità, no? Quando si è parlato di fake news, di comunicazione, eccetera. Ci preoccupa che non hanno modelli di ruolo, che non vedono il professore, che non vedono, che hanno un problema vocazionale. Poi invariabilmente si fa autocritica, quindi si dice il problema è la scuola, forse i professori hanno anche loro un problema vocazionale, la scuola si è fatta dire troppo dall'esterno quello che doveva fare o come lo doveva fare, come diceva stamattina Lizzola, e altre considerazioni che sono state fatte fino adesso, no? Ce l'abbiamo anche noi, Paolo, un problema di questo tipo. Se pensiamo ai ragazzi, è vero che uno potrebbe quasi dire ma il volontariato comunque dai 18 anni in su in linea di massima, quindi in qualche maniera li prendi più avanti. Ieri sera Sileri, lo scrittore, diceva vanno presi molto piccini, sennò dopo è tardi, no? Quindi perciò forse sarà per questo che abbiamo deciso di anticipare il più possibile il contatto. Però dai, per esempio si parlava prima anche con la Boriposi, con l'alternanza scuola-lavoro, molto opportunamente previsto che si possa fare anche in associazione di volontariato, il contatto potrebbe partire dai 15 anni, che non è poco, ma il sistema volontariato o terzo settore, come si deve dire oggi, ha gli stessi sintomi, e se nella scuola per esempio c'è un pensiero troppo personalistico, nel volontariato com'è? Il modello associativo regge, no? Oppure con le forme di volontariato individuale, volontariato leggero, advocacy che troppo spesso è un click, un like o una firma virtuale su una petizione, peraltro cosa assolutamente legittima, oppure parla di quello che vuoi. No, una guida scelta, no, ci sto volentieri sugli argomenti. Innanzitutto, come vorrei cominciare una battuta, la dottoressa parlava di competenze. Oggi stiamo vivendo un mondo, una fase in particolare storia dove competenze significa spesso establishment e quindi diventa quasi un elemento negativo in certi meccanismi di percezione collettiva. Ma a parte sta battuta, insomma, io vengo alle questioni che pone Paolo, e anche se mi farebbe piacere, non tanto per giustificare la cosiddetta categoria giovani, diciamo, inserire alcune riflessioni di contesto, secondo me. Come giovane no, però diciamo comunque sono in ballo come categoria democratica e fra un po' capirai e capirete perché. Io farei una riflessione soprattutto sulla difficoltà, innanzitutto il concetto di giovani. Io mi ricordo ai miei tempi, per iscriversi in un'organizzazione sindacale o di partito,
le cosiddette organizzazioni giovanili a 28 anni, fino a 28 anni non sono giovani. Oggi è ampiamente sforato questo termine, almeno dal punto di vista sociologico, e si arriva tranquillamente ai 35 anni. Ma detto questo, io volevo fare una riflessione per gli spunti che mi sono stati dati anche su questi temi, il tema della scuola, poi su cui io non ho certamente le competenze specifiche che hanno coloro che mi hanno preceduto, che tra l'altro io ho imparato anche molte cose dagli interventi che avete fatto. Ecco, però una riflessione volevo fare sulla difficoltà, sul rapporto fra giovani in questa categoria allargata e identità collettiva, cioè la difficoltà a interagire e entrare in una identità collettiva. Secondo me c'è un aspetto, primo flash, su cui questo tema viene fuori, che è stato un po' aleggiato, insomma, secondo me va citato, e che è la allucinante crisi economica che c'è stata negli ultimi 10 anni, perché in realtà questa crisi economica ha investito tutto il mondo occidentale e che nella sostanza è stata vissuta, e lo è stata per il mondo occidentale, una crisi economica, quindi un forte arretramento rispetto agli standard economici, agli standard occupazionali, a quelli che erano il cosiddetto tenore di vita, e soprattutto le aspettative di futuro. Qui le giovani generazioni sono quelle che, rispetto alle aspettative di futuro, hanno subito sicuramente il colpo maggiore, perché sono, loro che in prima battuta, in prima linea, interpretano le aspettative di futuro. Si fa spesso la battuta, i genitori avevano la possibilità di programmare o comunque di vedere con ottimismo al futuro, spesso le generazioni, le cosiddette giovani generazioni, invece non sono in condizione di avere elementi oggettivi per fare una valutazione, avere una fiducia di questo genere. E questo evidentemente è già un elemento di difficoltà nel venire a far parte di un'entità collettiva, che sia paese, che sia continente, che sia gruppo. Secondo punto, i giovani, per come li abbiamo intesi, rappresentano una minoranza demografica. Io sono nato negli anni 60 e faccio parte della categoria di quelli che sono nati negli anni 60, i cosiddetti boomers. Si tratta di 10 milioni di italiani, è una enormità di persone che sono nati nella nostra generazione. E la nostra società, soprattutto per quello che riguarda poi il messaggio del mercato commerciale, del mercato politico, del mercato dei consumi in generale, è naturalmente studiata e progettata per chi ha la possibilità, per numero soprattutto, ma poi anche perché è diventata magari cresciuta, ha trovato un lavoro, eccetera, è studiata per queste persone, non è studiata per chi è fuori da questa, e chi rappresenta una minoranza demografica. Questo è un elemento importante. Se voi guardate la pubblicità è uno specchio importante, perché rappresenta, l'indicatore del tipo di utente che si va a cercare anche da un punto di vista demografico. E la stragrande maggioranza delle pubblicità che presuppongono l'acquisto di prodotti o comunque di strumenti che pensiamo alle automobili, è tutta diretta a persone che in larga parte sono nate negli anni 60, perché rappresentano una categoria ancora produttiva e che è di gran lunga la parte, Con tutte, io non è che vorrei fare, un attenuante rispetto anche una spiegazione della difficoltà, anche della cosiddetta difficoltà in cui sono quelli che sto chiamando in modo non scientifico giovani. Categoria la nostra, che fra l'altro è una categoria anche che secondo me c'è anche una caratteristica, nata nel boom economico, e quindi ha come protagonista una tara, che è quella di avere una fiducia verso il futuro che, forse ci è rimasta addosso, ma che, è sconosciuta a chi è venuto dopo di noi. Secondo aspetto, e qui entro nelle cose che riguardano più
volontariato e l'approccio, l'ingresso dei giovani, quindi nell'azione volontaria, quindi nella motivazione individuale che li porta a fare attività di volontariato, e anche all'ingresso nella dimensione associativa. E qui noi abbiamo fatto, anche insieme a CNV, una serie di percorsi di riflessione, di ricerca sul campo, che ci hanno detto alcune cose, alcune abbastanza chiare. Il tema della motivazione individuale, del perché un cosiddetto giovane fa volontariato, è profondamente diverso da quello per cui il giovane degli anni 70 faceva volontariato. Badate che la gran parte delle associazioni, anche la nostra regione, ma insomma, ma il fiorire del mondo associativo risale, diciamo, tra gli anni 70 e i primi anni 80. Laddove allora la motivazione di fare volontariato e di entrare in un'associazione era sostanzialmente assistita da una consapevolezza, quella di venire a portare un contributo in un progetto più ampio, di portare il proprio frammento in un'identità collettiva più ampia. Oggi, soprattutto i giovani che tendono a fare volontariato, sono guidati, non sono più guidati da questo, non c'è un contributo. Non c'è la consapevolezza di dare un contributo a un'identità collettiva, che non esiste, non viene percepita. C'è un concetto di reciprocità, un principio di reciprocità. Faccio volontariato perché da questo ho un ritorno. Ma non è un concetto negativo, non mi fraintendete. Ho un ritorno anche in termini valoriali, cioè mi sento meglio con me stesso, sento di aver fatto del bene, sento di aver portato, diciamo, di essere stato utile. Cioè, quindi tutti aspetti che sono, come dire, quasi, a volte anche perché questa può essere un'opportunità per trovarmi uno spazio attraverso il quale magari in futuro potrò trovare un posto di lavoro, niente di male neanche in questo, ma la maggior parte dei casi è proprio l'elemento centrale, è quello di fare volontariato. Fare volontariato significa, diciamo, anche stare meglio con se stessi, però non c'è nessun elemento rispetto a un'identità collettiva o individuale. E anche questo è un elemento, secondo me, interessante su quel dato comune, diciamo, che avevo evidenziato, che era appunto la difficoltà di contribuire o di far parte di un'entità collettiva, se in che misura questa possa essere esistente. Alcuni altri aspetti, secondo me, vanno segnalati dall'esperienza, mi sento di segnalarli. Diceva Paolo, sapevo, insomma, quello che le sue domande avevano anche un elemento di retoricità, cioè nel senso, ma le nostre associazioni sono preparate? Molto spesso giovani che fanno il passaggio di entrare, chiedere di entrare a lavorare, a fare volontariato in associazione, sono, non voglio dire sono respinti, ma è molto difficile questo percorso d'ingresso, perché è molto difficile che ci sia una preparazione prima di tutto culturale all'accoglienza e alla costruzione di un percorso corretto per la crescita di questo ragazzo dentro l'associazione. Questo lo abbiamo notato in modo chiaro, tanto che abbiamo provato anche a fare una serie di investimenti in termini formativi, cioè proprio sul tema dell'accoglienza dei volontari. Noi facemmo anni fa, ora Luciano si è alzato, ma era presidente lui, facemmo una campagna, si chiamava Noi Volontari, era una campagna con dei manifesti, sto parlando del 2003, non so se qualcuno si ricorda, anche 6x3 in tutta la Toscana, e avevamo fatto questa campagna, avevamo individuato poi un call center dove venivano tutte, questo numero verde, rispondeva un call center, c'era chi voleva fare volontariato, mi chiamava lì, e veniva dirottato attraverso le nostre delegazioni a una lista di associazioni in cui noi preventivamente avevamo chiesto se c'era necessità di volontari, e avevamo una lista importante, circa 400-500 associazioni.
E da quello che venne fuori due cose fondamentali. Primo, centinaia e centinaia di persone ovviamente chiamarono. Allora, la prima caratteristica fu che moltissime persone chiedevano di fare volontariato in delle realtà che non fossero delle grandi associazioni, cioè che non fossero le associazioni classiche che svolgono un servizio fra l'altro importantissimo, cioè quelle più istituzionalizzate, perché le percepivano come pezzi dell'articolazione pubblica. Il secondo punto, seguendo questi volontari nel percorso, notavamo come moltissimi di questi ingressi abortivano, cioè non riusciva in realtà il presidente dell'associazione o comunque l'associazione a tenere questi ragazzi, a tenerli dentro e a farli diventare dei volontari stabili e ancor meno dei dirigenti di questa associazione. Quindi questo per dire che c'è una problematicità di questo genere. E non è casuale il fatto che una cosa tipica, che anche questo, anche con CNV l'abbiamo verificato, esiste una vera insofferenza da parte delle giovani generazioni alle forme associative. Oggigiorno le giovani che vogliono, come dire, mettersi insieme per un obiettivo comune, che può essere anche di solidarietà, preferiscono la strada del gruppo informale, attraverso anche gli strumenti informatici di cui si parlava prima. Tendono a fuggire il vincolo associativo, cioè se gli si parla dell'assemblea dei soci, cioè gli vengono le bolle. Questo deve far riflettere anche probabilmente sull'adeguatezza degli strumenti, perché poi in definitiva la forma associativa è importante, ma non ce lo dimentichiamo, è uno strumento attraverso il quale si persegue l'obiettivo della solidarietà. Quindi anche questo, come dire, è un elemento che consegnerei alla riflessione. Chiudo sul tema dell'alternanza scuola-lavoro. Noi ci crediamo, abbiamo provato a affrontare il tema, anche perché sulla dimensione il nostro network nazionale sta lavorando anch'esso, CSVNet, in questa direzione. Tra l'altro il nostro sistema con la riforma, vi dico, è stato sostanzialmente nazionalizzato, ma insomma è comunque fortemente eterodiretto dalla dimensione nazionale, e questo è uno dei temi che è stato considerato come prioritario, quello del lavoro sull'alternanza scuola-lavoro, scusate, gioco, bisticcio di parole. Questo tema è un tema su cui noi abbiamo cominciato a lavorare. C'è da fare un lavoro importante sulle associazioni, c'è da fare un lavoro importante anche insieme alle scuole, soprattutto sulle figure dei tutor, perché occorre trovare diciamo un gancio perché all'interno delle scuole ci sia effettivamente come dire, una conoscenza, una consapevolezza di che cos'è lo profit, di che cos'è il terzo settore, di che cos'è l'associazionismo, perché sennò ci manca una gamba di questa architettura. Poi naturalmente siamo consapevoli che c'è da fare un lavoro anche con le associazioni, cioè c'è da spiegargli che insomma si tratta di una cosa diversa rispetto a prendere una persona e metterla a fare le fotocopie, che è un impegno importante, che è un'esperienza importante, che c'è un ritorno d'immagine importante, anche negativa può essere il ritorno d'immagine per l'associazione che svolge male, come dire, svolge male il suo ruolo in questo percorso. Ecco, è un percorso importante, noi ci stiamo lavorando, speriamo che riusciamo a portare il contributo perché tutte diciamo, le corde vadano nella direzione giusta. Le problematiche che ve l'ho evidenziate penso che sia la scommessa dei prossimi anni. Insomma. Grazie Paolo. Tanto sono sicuro, tu dici anche lei, perché ho visto che scriveva, no? Allora,
Sì, è vero che la forma associativa è lo strumento per perseguire la solidarietà, se la guardiamo dal lato nostro, tra virgolette, noi vogliamo la solidarietà e quindi la puoi perseguire in un modo come al limite anche in un altro. Però la forma associativa è anche la palestra, o è stata per anni la palestra attraverso cui poi si formava anche la capacità di partecipare, no? delle persone, dei cittadini di domani. Poi noi abbiamo impostato questo seminario molto anche sul civismo, sulla scuola di civismo in qualche maniera. Quindi se guardi il sistema più grande, non soltanto il mondo della solidarietà, rischia di venir meno un aspetto importante. D'altra parte, se la guardiamo dal punto di vista egoistico, tra virgolette, del volontariato, a noi la crisi vocazionale dei giovani ci crea anche relativamente pochi pensieri, perché come dicevi te, demograficamente sono una minoranza. Andiamo forte con i pensionati, abbiamo un futuro assicurato, perché siamo sempre più longevi, no? E la fetta importante della popolazione del futuro in Italia è quella. E se per fare volontariato, come abbiamo visto anche nei nostri studi, tendenzialmente bisognerebbe avere tempo libero, indipendenza economica, una certa maturità, pensionati sono ottimi volontari, tra l'altro sempre più in forma, capaci anche di fare volontariato piuttosto. Quindi se guardiamo sul sistema, noi stiamo lavorando sulla parte giusta del mercato, no? Però c'è un problema anche di funzione sociale, e lì per questo, no, dico, forse anche noi abbiamo un problema. Quindi magari la domanda mia era mal posta, più che chiedere se l'associazione era pronta ad accogliere, lo sapevamo già che non era. Sono consapevoli dell'importanza e della funzione di farlo anche in una logica di reciprocità, no? Anche in quello che dai, che secondo me Luisa, vero, tu quando lui ha detto, insomma, la forma associativa è dal punto di vista della solidarietà è uno strumento, ti è suonato qualcosa, no? È chiaro che per un giovane arrivare in un'associazione, io sto per dire, la mia associazione sono 20 persone, quasi tutte âgées, ma come me, un po' più di me, insomma, non proprio in carta pecoriti del tutto, no? La sensazione siamo della stessa generazione. Sì, anni 60. E allora, io lo capisco che sia difficile per loro, no? E quindi è anche compito nostro lasciare loro la capacità anche di inventarsi cose, e veramente a volte sono bravissimi, perché ci sono degli stili, delle cose che noi non penseremmo minimamente, ma che invece da loro arrivano. Però è anche vero che secondo me, in una proiezione di anche di essere cittadini, cioè secondo me il volontariato è una fortissima palestra di cittadinanza. La cittadinanza ha le sue forme, no? E per evitare anche rischi molto attuali di dire vabbè, ma in fondo tutto sommato si può fare a meno di certe cose che sono poi rischiosi, perché fare a meno per esempio delle forme democratiche del vivere civile non ci porta, non, rischia di non portarci a cose molto buone. Ecco, secondo me un pochino si deve trovare anche questa mediazione, cioè questa educazione a un vivere che è anche fatto di appuntamenti, di forme, di verbali, no? Perché così è, perché abbiamo queste modalità. Poi magari il verbale di una riunione potrà essere fatto in via elettronica invece che in cartaceo, però secondo me ci deve essere questa reciproca attenzione all'inclusività, all'accoglienza. Ma io ho anche delle belle esperienze, penso tutti, no? di possibilità, anche perché il volontariato fatto intorno a può servire il caso concreto, no? Però manca di stabilità, e io penso che la stabilità sia una delle caratteristiche che connotano il volontariato. Cioè, se io ho un bimbetto nella corte che deve fare le lezioni di pomeriggio e la mamma non c'è, gli si dà una mano fra quelli che siamo, ma va bene, ma va benissimo. Però credo che non si può pensare a un fenomeno istituzionale come il volontariato ormai in Italia fatto così un po' la proviamoci, vediamo e partiamo. Io almeno so, appunto, sono vecchia, non lo concepisco. Sì, no, io
naturalmente non davo un giudizio, come dire, esaminavo un fenomeno che è abbastanza evidente, cioè le generazioni più giovani tendono a fuggire la forma associativa. Questo è come dire, un elemento abbastanza evidente. Poi io vorrei segnalare la vostra attenzione su un fatto che è stato reso noto dai media in questi giorni: il crollo delle iscrizioni a giurisprudenza. Questo è una cosa, diciamo, secondo me interessante. Perché interessante? Perché la laurea in giurisprudenza è stata tradizionalmente uno dei veicoli di accesso attraverso il quale, diciamo, c'è stato un pezzo di formazione della classe dirigente, di accesso, delle giovani generazioni alla classe dirigente del paese. Questo fatto, secondo me, è un altro elemento che, secondo me, è un ulteriore indicatore della difficoltà nell'ingresso in entità collettiva. Un po' come dire, come preferisco un approccio, una motivazione di reciprocità piuttosto che quello, come dicevi, no, negli anni 70 si partecipava alle associazioni perché portavi in qualche maniera il tuo pezzetto al disegno collettivo. Oggi si fa per un discorso di reciprocità e nella professione preferisco scegliere percorsi professionali che mi portano ad affermarmi magari come grande tecnico e non accedo più a quelle formazioni che invece tradizionalmente ti portano a essere parte importante di strumenti complessi come può essere la burocrazia, come possono essere le grandi realtà. Una forma di... Scusami, in realtà, ora non volevo, su questo tema dell'università ci spostiamo, in realtà il numero delle matricolazioni, cioè, no, l'Italia sforna pochi laureati rispetto agli altri paesi, cioè il rapporto fra laureati in Italia e popolazione credo sia più basso, forse siamo a livello della Grecia, ed è, come dire, un dato molto preoccupante perché naturalmente, ripeto, prima di tutto perché l'università è uno, non l'unico naturalmente, negli anni passati c'erano anche i partiti che contribuivano comunque alla selezione della classe dirigente, ma soprattutto l'università è il luogo principe di formazione della classe dirigente di un paese e il fatto che diminuiscano, che l'Italia abbia, come dire, il rapporto tra i peggiori d'Europa è un elemento, come dire, abbastanza preoccupante. Paolo, se non ricordo male, le statistiche dicono che è vero che siamo più bassi, ma siamo più bassi nelle materie scientifiche, mentre nelle materie scientifiche tecniche, mentre quelle umanistiche non siamo molto diversi dal resto dell'Europa, cioè la nostra carenza è soprattutto lato tecnico-scientifico. Bisogna però considerare il numero chiuso, che blocca parecchie. Quello è anche importante. Penso che vada riconsiderata probabilmente quella sulla scena numero chiuso. Io, come dire, francamente, con questi dati io penso che sia, forse debba essere fatta, come dire, come si diceva un tempo, un'autocritica su questo discorso del numero chiuso. Perché come i medici che vanno del Dira. I medici, sì, soprattutto i medici di base, ci sono alcune zone del paese che nei prossimi 10 anni rischiano di essere completamente, sprovvisti. Però lì sono anche scelte di non assunzione, cioè di diminuzione della pianta organica. Cioè, il medico di base va in pensione necessariamente. No, il medico di base c'è uno ogni mille. C'è una distribuzione tipo le farmacie, adesso ne manco più le farmacie, ma il medico di base ce ne deve essere uno ogni 1000. Il costo è lo stesso perché gli abitanti sono 60 milioni. Anzi, 60 milioni con un invecchiamento della popolazione che sta sicuramente implementando le prestazioni sanitarie. L'incremento di spese sui farmaci, non sui medici.
Bene, ora diciamo, se apriamo il capitolo dell'istruzione universitaria ci porta un po' troppo lontano. Diciamo che al massimo insomma, con la laurea in giurisprudenza si rischia di fare il direttore di un'associazione di volontariato. Quindi ma la cosa non riguarda la nostra generazione, la cosa riguarda soprattutto le future generazioni. Ma è successo anche con le generazioni future, io non faccio mica parte della sua, giovane. Però invece un salto indietro, il tema della forma associata, del volontariato individuale o comunque anche la filosofia che ci sta dietro è una delle cose, adesso io voglio riaprire i lavori preparatori alla riforma del terzo settore, però sicuramente è una delle cose che hanno caratterizzato questa riforma anche come ripensamento, evoluzione rispetto a quel che c'era prima. La vera domanda è: la riforma del terzo settore dove sta andando e che cosa è, di che cosa ne è rimasto adesso, a che punto sta? Cioè abbiamo qui Luca Gori, che pregherei di venire qua con Andrea, io mi levo perché due sono troppi allo stesso tavolo. E ringrazio i nostri relatori. Naturalmente chi arriva a quest'ora ha il dovere di essere anche pratico, ecco, perché è una situazione, cioè è ovviamente la fine di due giorni abbastanza stancante, quindi cercheremo di fare di questa una vera e propria chiacchierata come previsto nel programma. Io direi anche considerando che Pier Giorgio non ce l'abbiamo, sono previste le conclusioni, ma alla fine siamo qui, poi è un percorso formativo più che un convegno, possiamo in qualche maniera sussumere le conclusioni anche nel vostro momento finale, così recuperiamo un po' gli slittamenti. Ok, allora, quella di oggi, dicevo, è questa qui finale, è più una chiacchierata un po' sullo stato della riforma, sulle situazioni che ci sono, quindi cercando un po' di tirare un po' un sunto di questo cambiamento così grande, perché alla fine questo è stato un cambiamento decisamente grande del terzo settore avviato e la sensazione è anche un po' interrotto, perlomeno un pochino impantanato o rallentato, ecco, quindi abbiamo un po' una situazione che era partita con grande spolvero a Lucca, al Festival del Volontariato di 3 anni fa, se non ricordo male, 4 anni fa, il tempo passa un po' veloce, di 4 anni fa, poi è arrivato appunto nella formulazione del codice e poi, come dire, a partorire decreti delegati, ci siamo, come spesso succede in Italia, un po' arrestati e quindi io direi a Luca intanto di cominciare a raccontarci un po' qual è la situazione. C'è stato anche questo decreto correttivo approvato in corsa e un po' in modo un po' trafelato alle 8:30 di sera con una convocazione da zona Cesarini, di cui però contenuti in modo esatto non sono stati ancora pubblicati per quello che mi risulta e quindi ancora non si conoscono con precisione, a parte qualche indiscrezione. Quindi intanto partiamo un po' dallo stato della riforma. Allora, grazie di questo invito che mi... No, c'ho qua, naturale. Che mi ha, come dire, fatto piacere, perché tornare a Lucca è sempre un grande piacere, un grande onore. Sì, sono venuto già la prima volta appena pubblicato il disegno di legge, quindi, come dire, siamo diventati grandi insieme a questo disegno di legge. E faccio, diciamo, proprio perché è una chiacchierata, no? Prima di entrare nel vivo della racconto della situazione attuale, faccio una domanda a me, a voi, che nasceva forse dalla sessione precedente, no? Si diceva c'è bisogno di una riscoperta, di una riflessione della pedagogia. Io mi chiedevo, ma
In fondo, ma come si deve spiegare la riforma del terzo settore? Cioè, come si fa a spiegare la riforma del terzo settore in modo tale, come dire, che sia comprensibile il processo sociale, ma che non è solo sociale, che è culturale, che è economico, che è giuridico, che è in corso? Perché ora noi si sta vivendo in una fase in cui siamo forse un po' eccessivamente schiacciati sul dato normativo, no? Siamo lì tutti in attesa frenetica che venga pubblicato l'ultimo decreto legislativo, l'ultima circolare, l'ultimo orientamento interpretativo della Corte dei Conti, l'ultimo parere del Consiglio di Stato, no? Quindi siamo, come dire, con l'ansia e la frenesia di conoscere e capire il dato normativo. In realtà la riforma del terzo settore, già dal suo annuncio nel 2014 fino al presente, come dire, ha iniziato a scavare dentro la realtà del terzo settore, molto più di quanto noi non si se ne renda conto. Ha iniziato a scavare, come dire, costringendo tutti gli enti del terzo settore a prendere le misure rispetto al dato normativo, anche se non è chiaro se quel dato normativo sia certo, stabile, quale sia l'interpretazione, quale sia, come dire, l'orientamento che i giudici matureranno rispetto a quella disposizione, perché il mondo del terzo settore è un mondo sempre in fermento, è un mondo che ha una incessante forza creatrice. E guardate che il dato sorprendente con il quale ci si sta misurando è che in realtà queste norme del codice del terzo settore, della riforma del terzo settore, che sono, come dire, ancora in divenire, per certi aspetti sono già vecchie, fotografano una realtà del passato, cercano di metterla a sistema con qualche problema, e in realtà, come dire, già sembrano aver perso il ritmo, perché già si stanno affermando nuove cose nel terzo settore. Si affermano nuove cose anche in qualche misura per la paura in reazione alle norme che sono state approvate o annunciate, proprio perché queste norme presentano un carattere, come dire, intrinsecamente instabile, intrinsecamente, come dire, provvisorio. Tutti noi abbiamo la percezione che le norme che sono state approvate sino ad ora in realtà siano norme in qualche modo provvisorie, che saranno nell'arco di un tornante di anni soggette a nuove modifiche, no? Almeno io ce l'ho questa di sicuro siamo ancora né carne né pesce, insomma, siamo ancora in una situazione dove il vecchio è più o meno definito invalido, il nuovo ancora da descrivere in buona parte, non ora, abbiamo questo, gli albi, non diciamo, abbiamo tante cose. Se questo è un tratto caratteristico più o meno di tutti i passaggi riformatori, no? Perché tutti i passaggi riformatori hanno una fase intertemporale, no? Nella quale il vecchio non è ancora cessato, il nuovo non si è ancora completamente affermato. Ecco, sembra quasi che nel terzo settore, questo stato di provvisorietà sia percepito e sia concepito quasi come uno stato di lungo periodo, di lunghissimo periodo, quasi uno stato di provvisorietà permanente. E aggiungo io, diciamo, non è materia per deboli di cuore, perché si guarda a cosa ancora dovrà succedere per l'attuazione della riforma, c'è da tenere alta l'attenzione. A che stato siamo, rispondo alla tua domanda? Siamo allo stato in cui, come sapete, la legge 106 del 2016 è stata approvata, sono stati approvati in attuazione della legge 106 del 2016 quattro decreti legislativi di attuazione, uno dedicato al servizio civile universale, uno dedicato alla riforma del 5 per 1000, uno dedicato al codice del terzo settore e uno dedicato
alla riforma dell'impresa sociale. E il governo aveva a disposizione un anno per mettere mano, come dire, si diceva, alla luce delle prime evidenze applicative, a una serie di decreti integrativi e correttivi. Questa delega scadeva alla fine di luglio del 2018. Come dire, il cambio di maggioranza, l'insediamento del nuovo governo hanno fatto vivere alcuni momenti proprio al cardiopalma, direi, no? In cui è sembrato che da un lato il nuovo governo intendesse prendersi molto più tempo a disposizione per apportare le correzioni, dall'altra c'è stata la legittima reazione del mondo del terzo settore, soprattutto da parte del forum del terzo settore, che ha chiesto, come dire, di provare a mettere un primo punto fermo a questa almeno prima fase di sperimentazione del codice e delle altre fonti di attuazione della riforma. E effettivamente il governo nel giro di poche ore ha confezionato un decreto legislativo, direi tutto sommato minimale, di mera correzione di alcuni errori o imperfezioni del codice e del decreto impresa sociale, senza entrare, come dire, in profondità dentro le ferite, come dire, che erano ancora aperte all'interno del codice. E c'è un passaggio divertente, così anche per alleggerire, come dire, il pomeriggio, del Consiglio di Stato, che come al solito viene interpellato nottetempo, no? Perché viene trasmesso all'ultimo il testo dei decreti legislativi e viene chiesto di esprimere un parere, e il Consiglio di Stato dice: signori miei, io provo a esprimere un parere sui decreti legislativi integrativi e correttivi, però devo rilevare che le sue disposizioni, cioè quelle del codice dell'impresa sociale, in realtà non abbiano ancora avuto modo di esplicarsi applicativamente, e quindi in questo modo, loro dicono in tal guisa almeno parzialmente di sedimentarsi, o ovvero avere l'agio di dimostrare se e quali lacune o di imperfezioni esse effettivamente denotano. Quindi, come dire, anche il Consiglio di Stato, interpellato sul punto, dice: guardate, in realtà ci state chiedendo di esprimerci su un intervento già di integrazione e di correzione della norma, senza che però questa norma originaria del codice abbia avuto una sua prima attuazione idonea come tale ad offrire un quadro di riflessione sulla base dell'esperienza e dei rilievi d'esigente avanzate dopo la loro applicazione. Questo per dire che la riforma del terzo settore, dicevo, è difficile da spiegare, è difficile da raccontare, perché è una riforma che si sta prolungando oltre ogni ragionevole aspettativa, e il cantiere, come dire, continua ad essere aperto. Vi faccio solo un esempio per capire la situazione di incertezza nella quale si vive. Si chiama gli enti del terzo settore a fare delle scelte di posizionamento strategico all'interno del terzo settore, scelte di posizionamento anche complesse, entro una certa data, che originariamente era il 3 febbraio, poi prorogata pare al 3 agosto, perché in realtà il decreto correttivo, nonostante sia stato firmato dal Presidente della Repubblica la sera del 3 agosto, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta a oltre un mese di tempo. Quindi non sappiamo in realtà se questa proroga effettivamente ci sarà, sembra a tutti la danno per certa. Dicevo, si fissa una data entro la quale sicuramente gli enti dovranno fare delle scelte, anche sotto pena di alcuni effetti non particolarmente positivi, ma l'educazione civica non la possiamo pensare o immaginare come una disciplina a sé stante. L'educazione civica la dobbiamo fare sempre. Il docente, quando è in classe con i suoi ragazzi, è il primo, se dà l'esempio,
di essere persona pacata, che sa ascoltare, che sa cogliere in ogni ragazzo le problematiche, le difficoltà. Quello è un bel esempio di educazione civica, e lo fa il docente di italiano, come lo fa il docente di matematica, come lo fa il docente di educazione motoria, educazione fisica, a maggior ragione, perché proprio nello sport e nell'attività motoria noi attiviamo tutte quelle competenze di convivenza civile, di relazione, di solidarietà, di inclusione, e attraverso lo sport è quale attività migliore? Perché poi guardate, i nostri ragazzi oggi hanno bisogno di cose concrete. Non possiamo più pensare che ci mettiamo in cattedra e gli raccontiamo le nostre storie. Purtroppo non funziona più così. E quindi per questo dicevo, abbiamo bisogno di una scuola molto dinamica, di una scuola attiva. Io sono arrivata anche a rivalutare chi diceva bisogna descolarizzare, cioè levare certe strutture che nella scuola ci sono ancora estremamente rigide, perché i nostri ragazzi hanno bisogno di concretezza. E questo ancora manca, e qui ritorno alla formazione dei docenti, ma non solo dei docenti, dei dirigenti scolastici, a nuove forme di reclutamento di tutto il personale. E davvero bisogna tornare a mettere le mani, ma in modo serio, dentro la scuola, dentro la formazione, pensare che società vogliamo, perché non se lo pone più nessuno questo problema, che società vogliamo, che stiamo costruendo, no? E oggi si parla sovranisti, si dice tutte queste robe qua, no? Ma che società vogliamo, che famiglia vogliamo, no? E veramente ritornare, partire da questi elementi, dalla scuola, dalla formazione, è essenziale. Lo sport è importante, a Lucca si è tentato, insomma è stata una buona riuscita, non a caso abbiamo voluto un liceo sportivo, no? Che fosse un liceo prof a tutti gli effetti, e si fatica, perché con gli insegnanti è dura fargli capire, dice ma che differenza c'è da un liceo scientifico normale, tradizionale, a un liceo scientifico sportivo? C'è una differenza notevole, i contenuti sono gli stessi, la formazione, la preparazione, ma cambia l'organizzazione, quindi ci vogliono docenti che siano flessibili, quindi la flessibilità la vogliamo insegnare ai nostri ragazzi, perché ci dicono nel mondo del lavoro è una competenza straordinaria, ma se i primi che non sono flessibili sono gli insegnanti, perché quel giorno lì si fa il compito in classe, dopo la settimana prossima ci saranno le interrogazioni, guai a dire chi viene interrogato, anzi deve dire a sorpresa. Cioè tutta questa roba qui ormai non risponde più ai nuovi criteri di apprendimento dei nostri giovani. Quindi abbiamo bisogno di una scuola un pochino più descolarizzata, che li sa ascoltare, di docenti, di insegnanti anche carismatici, e di insegnanti che davvero puntino molto i contenuti, se vogliamo i ragazzi li apprendono, perché se vogliono le nozioni, basta prendere il telefonino e hanno tutte le nozioni di questo mondo. Dice allora l'insegnante a che serve? Serve proprio a costruire questa relazione. L'insegnante deve essere colui che sa entrare, che sa trovare la fessura nell'anima e nella testa di quel ragazzo, no? Quindi che sa trovare quella chiave per poterci ragionare, per poter parlare, per poterlo poi alla fine far crescere, e da lì si parte per la costruzione davvero del cittadino. Qualcuno dice il cittadino di domani, cominciamo a considerarne anche i cittadini di oggi, sono cittadini anche loro a tutti gli effetti. Quindi niente, insomma, io ho lanciato là, scusate, in modo un po' veloce e confuso alcune riflessioni che voi che operate in un settore importante, non so, forse potranno essere utili. Grazie comunque. Bene, grazie. Sì, in realtà sono talmente tanti i fili che pendono dalle cose di cui abbiamo parlato anche fino a stamattina, e che mi piacerebbe ricollegare col tuo intervento, che poi ne farei uno nuovo e mi perderei, però veramente
sono diverse le cose che sono sicuro anche voi avete sentito riecheggiare rispetto alle cose che ci siamo già detti. Mi limito proprio a cogliere, ma perché non, la tentazione è troppo, non posso farne a meno. Tu hai insistito molto sulla parola ricostruire. Noi nel 2017 abbiamo fatto il Festival del Volontariato, il cui tema era ricostruire. Poi nel 2018 abbiamo fatto il tema Mettiamoci Scomodi, perché volevamo andare in profondità, come avrebbe detto stamattina Lizzola, rispetto alle problematiche, quelle anche più scomode. E poi abbiamo dedicato questo seminario al tema della pedagogia, perché abbiamo anche nel nostro percorso sociale abbiamo visto un problema di formazione, come dicevi tu, e di forma mentis, forse anche questo lo dico così anche come un gancetto per Paolo, no? Perché mi veniva in mente rispetto alla crisi vocazionale, ma quando la crisi vocazionale era minore, o comunque quando si lavorava nelle scuole con scuole volontariato, buona parte del lavoro era sulle associazioni più che sui ragazzi, per preparare le associazioni all'incontro con i ragazzi ed essere poi capaci di offrire a loro dei modelli di ruolo appetibili, come tu dicevi del professore, no? E sulla figura del professore stamattina Luisa ha duettato con Lizzola, no? Proprio su questo tema. A chi la passo la palla dopo aver fatto queste... Luisa? Vado io? Vai la cosa. Forse per Luisa è più comoda. Sì, ce l'ho qua davanti. Certo, non funziona così. Ora, mi sono preoccupata quando hai detto che ricostruire poi mettiamoci scomodi, perché nella scuola spesso scomodi siamo, proprio dal punto di vista anche edilizio. Speriamo di no, c'è molto da ricostruire, perché anche quello è un dato interessante, perché la scuola, diciamo, la scuola, guardandola da un punto di vista così, che cos'è la scuola? È veramente un gran lusso, cioè se uno ci pensa, quando è che una società è in grado di costruirsi la scuola? Quando comincia a stare bene, quando non ha più da lavorare per la sopravvivenza, ma può pensare al suo futuro, può concedersi il lusso di tenere ferme delle braccia, delle menti, fino a una certa età, fino almeno insomma da noi ai 16 anni, ma spesso sono anche un po' di più, in una funzione di preparazione, in una fase di anche di attesa, se vogliamo, tutto diciamo più o meno a fondo perduto, perché è un investimento sul futuro che non è nemmeno detto che vada a finire bene. Quindi diciamo, io pensando alla scuola penso alla, diciamo, fortuna che abbiamo, cosa che non riusciamo spesso a far capire anche ai nostri studenti, e che tantissimi bambini e ragazzi nel mondo, ivi compresi penso anche qualcuno qualche in Eritrea o in altre zone del mondo, sicuramente questo non è detto che sia possibile, e davvero viene percepito come un lusso, una possibilità data a pochi. Quindi anche su questo, insomma, è difficile far capire agli studenti che sono dentro a una, come dire, a una situazione in cui gli è garantito qualche cosa di una grande possibilità. È una grande possibilità, fra l'altro, su cui diciamo una società investe anche parecchio denaro, nel senso che solo per pagare lo stipendio a noi insegnanti, per tenere gli edifici funzionali eccetera, ci si investe, magari non quanto sarebbe auspicabile, però certamente da parte dello Stato c'è un investimento forte. E tra l'altro la scuola è un ambiente, se vogliamo, qui mi rifaccio al discorso che veniva fatto prima, un ambiente in cui si prepara un setting che sia tipico dell'età che si tratta, cioè quando si hanno i bambini
si costruisce anche fisicamente un luogo per bambini, diverso entrare in un nido, diverso entrare in una scuola primaria, diverso entrare in una scuola secondaria di secondo grado, cioè anche proprio te ne accorgi da cosa c'è alle pareti, da come sono messi i banchi, da una serie di cose, cioè è veramente un mondo dedicato e direi quasi, si dice, fuori dal mondo. In realtà questo è sbagliato, perché quello è il loro mondo. E in questo senso io credo che qualche volta si faccia male a cercare di portare il mondo degli adulti nel mondo della scuola, perché bambini e giovani e insomma adolescenti hanno diritto di avere un loro mondo in cui avviene una fase di crescita nella quale tutto sommato non è detto che sia bene anticipare tematiche adulte proprio per rispettare delle fasi, ma affinché questi poi quando diventano adulti siano adulti più preparati. Voglio dire, bisogna averla vissuta l'infanzia e l'adolescenza per poter diventare adulti, se no manca qualche cosa, dopo ci sarà un adulto che insegue l'adolescenza che non ha vissuto perché appunto gli manca. Ora, questo darebbe le coordinate di una scuola che potrebbe essere il mondo veramente il migliore dei mondi possibili, un mondo veramente bello costruito ad hoc per delle persone. In realtà oggi nella scuola c'è tanto scontento, questo non so, è chiaro che io guardo, ho un orizzonte limitato alla scuola in cui sto io, però nel tempo mi sta capitando, io sono in quella scuola da 23 anni per cui diciamo ho visto una crescita, no? E mi sembra di vedere una rabbia che una scontentezza che aumenta e quindi sì, si vedono quelle cose che anche se non vanno sul giornale come l'episodio di Lucca, però sono sempre più preoccupantemente più frequenti, i piccoli o grandi bullismi, ma la mormorazione di sala insegnanti, chi non è insegnante non può immaginare certe mattine, no? Quanto scontento si tagli col coltello proprio, e non parliamo delle liste WhatsApp dei genitori, no? In cui se la maestra aveva i sandali invece che le scarpe c'è motivo di discutere, perché e poi anche proprio nella a volte incapacità dolorosa che vediamo nei nostri studenti di andare d'accordo, di essere, come dire, di essere benevolenti gli uni con gli altri, no? Le prese in giro acide si moltiplicano, i ragazzi un po' più deboli vengono stigmatizzati, insomma, però questa è l'area che si respira all'esterno, quindi tutto sommato uno dice di che cosa ci dobbiamo stupire. Cioè è una sorta di individualismo, di culto del sé, per cui anche nella scuola bisogna che io abbia il massimo dell'offerta formativa, io abbia il massimo delle possibilità, come veniva detto prima, io, ma io che sono, no? E invece il mio figliolo non deve essere tratto, quindi deve andare sicuramente nella sezione A, perché se non va nella sezione A io piango un casino. Con l'amico che dice lui. Ma guardi che la sezione B è altrettanto valida e anche la C, perché no, io voglio andare in sezione, eccetera, eccetera, no? Che poi è una filosofia per cui la felicità è un diritto della persona, no? Ma in realtà la felicità, se c'è, una fortuna, e forse a volte bisogna anche saperla costruire cercando di trovarla dov'è, no? Però io certamente non posso trovare la felicità, il mio diritto alla felicità, a scapito del diritto altrui, alla vita, alla dignità, alla salute, alla libertà, un sacco di altre cose, no? Quindi quando si dice io prima, no? Che tra l'altro è molto pericoloso, perché poi dagli italiani prima, poi potrebbe venire fuori i pisani prima, e poi potrebbe venire fuori la mia famiglia prima, insomma
Sì, i pisani prima. Cioè, no, no. Sono venuta a portare l'attacco. No? Quindi, cioè, alla fine sono cose che non si autoreggono, però effettivamente secondo me noi ci stiamo in mezzo a questa cosa. Nella scuola un pochino si percepisce, no? Questa irragionevolezza del mettere avanti le, come dire, le pretese, mi viene da dire, del singolo, no? Che però un po' secondo me sono anche state alimentate da certe politiche, o almeno da certi annunci fatti all'interno della scuola. Voglio dire, secondo me la scuola per molti anni si è caratterizzata e ha funzionato per una gestione molto paritetica, no? Tra docenti, eravamo tutti docenti, e quando stavamo là in quella stanza a fare il collegio docenti, eravamo docenti, no? Gli ultimi tempi, forse per il tentativo di valorizzare merito, eccetera, eccetera, hanno cominciato a creare delle distinzioni funzionali di ruolo, dei tentativi di premiazione del merito come il bonus, no? Come l'assegnazione di alcune, la costruzione di un portfolio, che in sé può essere anche cosa buona, per carità, cioè, voglio dire, non è, probabilmente prima si eccedeva per egualitarismo, nel quale poi molti si accomodavano, no? Però questo ha introdotto dei fattori di ranking, di classificazione, che a mio parere hanno un po' bloccato una certa capacità anche di portare avanti insieme il lavoro scolastico. Tra l'altro fattori di ranking si sono anche introdotti tra scuole, no? Per cui una buona parte delle energie che noi dobbiamo spendere sono proprio quelle che impieghiamo a dimostrare che la nostra scuola è migliore della scuola che sta accanto, no? E siccome è proprio fuori luogo, perché le scuole in genere sono fatte proprio per essere diverse, un liceo classico è diverso da un istituto professionale e così via, quindi è chiaro che il bello dovrebbe essere la coesistenza di differenze all'interno del mondo della scuola, invece l'abbiamo veramente un pochino stravolto, anche queste campagne, per esempio questi open day in cui tu fai sbriluccicare tutto dalle scale ai bagni, eccetera, ma in cui fai delle promesse ai genitori, ma promesse che sappiamo tutti benissimo che per la maggior parte alle quali non si potrà ottemperare. Perché? Perché tra l'altro gli insegnanti comunque non sono scelti, no? Tentativo della chiamata nominale non è approdato a qualche cosa, per cui alla fine tu puoi anche promettere quello che vuoi. Ora poi è stato proprio tolto, eh? Ora è stato tolto, ma era già stato depotenziato, sì, da subito, perché anche i presidi in qualche modo non la volevano, no? D'altra parte un preside cosa fa? Interroga tutti gli insegnanti potenziali di matematica del suo provveditorato, usiamo i termini antichi, per sapere quale vuole o quale non vuole. È chiaro che c'erano delle limitazioni, guarda il curriculum di tantissimi, insomma ci sono delle cose che sono un po' difficili anche da attuare, ma che forse nel caso della scuola non sono, diciamo, nemmeno teoricamente da perseguire. Un'altra cosa che io, diciamo, che secondo me in qualche modo ha fatto promesse ma non sempre mantenute, è questo discorso della personalizzazione dei percorsi scolastici, che in linea teorica anch'essa è molto bella, no? Ma che in realtà, come dire, intanto è poco, non sempre praticabile, perché poi è vero che io posso, non so, per esempio capire bene chi sono, se in una classe ho dei bisogni educativi speciali, dei disturbi specifici di apprendimento, dell'handicap, eccetera, ma poi quando per esempio in una classe ho 2, 3, 4 di queste realtà certificate e altre che magari lo sono ma non sono certificate,
Poi c'è il problema di come rispondere, e noi sappiamo che le risorse sono limitate, gli insegnanti di sostegno non sono infiniti, e comunque sappiamo anche che, ahimè, c'è una tendenza a accomodarsi in queste classificazioni, quindi dire è un BES, quindi no, è un BES, ma si può andare avanti anche, come dire, cercando di tirarci fuori il più possibile, no? Con l'aiuto degli altri, con l'aiuto degli altri. Questo, cioè, delegare a un'etichetta e a un personale magari formato, deresponsabilizzare però il resto delle persone che in quella classe ci sono, secondo me non è corretto, o almeno non è del tutto corretto. Quando ci sono delle difficoltà in una classe, le difficoltà le devono affrontare tutti quelli che stanno nella classe. Non è che dicendo, beh, allora c'è il sostegno, vuol dire che il ragazzo con handicap, come dire, si può anche... No, ecco, io trovo che in queste, diciamo, promesse, impegni, un po', come dire, gettando forse il cuore oltre l'ostacolo, però l'ostacolo c'è, e rischia poi appunto di deresponsabilizzare quelli che invece potrebbero fare qualche cosa. C'è un pensiero individualista anche nella scuola, questo sicuramente, mentre invece la scuola la dobbiamo caratterizzare veramente sempre di più per un pensiero aperto, un pensiero collettivo è sbagliato, ma un pensiero comunitario, per meglio dire, no? E questo deve per esempio passare anche molto chiaramente con i genitori. Quando i genitori vengono con delle pretese perché vogliono che il loro figlio, ahimè, molto spesso il loro unico figlio, e quindi quello che prende, come dire, che ha il compito di portare sulle spalle tutte le aspettative di una famiglia, no? Bene, gli si deve dire chiaramente, guardi, no, questo noi non ce lo chieda perché non è possibile, non glielo possiamo dare, perché noi dobbiamo, lei pensa a suo figlio, ma noi dobbiamo pensare a 25 studenti. E se poi anche lei pensasse ai 24 studenti che non sono suo figlio, forse sarebbe meglio per tutti, compreso suo figlio. Ecco, secondo me c'è veramente un cambio di mentalità da attuare, e vi devo dire che non è facile, un po' anche perché c'è un problema generazionale, cioè l'età media dei docenti italiani è di 51 anni, a 51 anni si è più vecchi dei genitori che portano i figli a scuola. Cioè, a me quando vengono al ricevimento settimanale i genitori sono tutti più giovani di me, questa è la cosa che, no? Quindi in un qualche modo si percepisce che è difficile una trasmissione, no? Quando un'età media del corpo insegnante è così lontana anagraficamente da coloro che devono, come dire, avere, ricevere l'educazione, e anche da coloro che sono i primari responsabili dell'educazione, che sono i genitori. Insomma, c'è qualcosa che non torna. Tra l'altro è vero, c'è anche tanto burnout in giro tra non docenti, questo sono la prima a dichiararlo, e qualche volta anche a pensare, a chiedermi se non ci sono di mezzo anche io, insomma. Quindi, quali sono gli impegni che noi dobbiamo cercare di fare per, come dire, ricostruire, usiamo ancora questa parola? Non sono interventi esterni, non ci interessano le LIM o gli spazi, quelle sono cose che si potranno fare, sono cose interessanti sul piano della metodologia, sicuramente ci dobbiamo aggiornare. Ma non è lì che io vedo la difficoltà a ridarci un pensiero comunitario.
abbiamo bisogno di imparare a creare dei legami, molto, e di, diciamo, di crearli, di creare questa diciamo, dimensione di rete, si diceva anche prima, con diciamo, il personale della scuola che in qualche modo deve essere capace di creare rete anche, cioè di non mettersi sempre al centro della rete, di sapere di essere un nodo importante, ma di essere capace di promuovere reti e nodi anche al di fuori di sé, cosa che questa malattia di protagonismo un pochino noi ce l'abbiamo, no? La scuola un po' ce l'ha, e quindi appunto essere veicolo di incontro tra ragazzi, genitori e altre esperienze, questo sì. Però non che la scuola si riduca ad essere, cioè che l'insegnante o chi per lui diventi il vigile urbano delle esperienze, cioè oggi andiamo qui, domani andiamo là, perché io credo che la scuola abbia una sua spina dorsale, e tra l'altro io sono fortemente disciplinarista, cioè per me è la sfida è trovare entro le discipline che insegniamo le enormi possibilità di apertura, di bellezza, di coesione, di inclusione, di finestre spalancate sul mondo, no? Perché c'è un po', cioè, il rischio è anche quello di, come dire, creare una scuola un po' puzzle, oggi facciamo questo, domani quello, domani andiamo, dopodomani vediamo un'altra cosa, però alla fine il ragazzo rischia un po' di, appunto, di aver navigato anche a scuola. Già i libri di testo che abbiamo stanno scimmiottando la rete pazzescamente, quindi non c'è più una pagina intera, ma trovi frasi sconnesse, disegnini, frecce, cose, no? Secondo me questo è una, come dire, una caduta nella infantilizzazione. Noi non dobbiamo infantilizzare i nostri studenti, dobbiamo farli crescere fino a che possano, per dire, andare in un'aula universitaria o in un'officina sapendo leggere, sapendo, avendo delle competenze buone. E quindi, ripeto, le discipline secondo me devono continuare ad essere il cuore della scuola, però, e su questo non so se il mio discorso è condiviso, però sicuramente rivisitate in un altro modo. Cioè, di ogni disciplina bisogna chiedersi quale sia il senso. E noi il senso di quello che insegniamo, temo che qualche volta lo abbiamo perso. Credo che in questo modo sia anche più facile far diventare gli studenti responsabili gli uni degli altri. Perché a quel punto, se io capisco la bellezza, l'importanza, la forza che sta dentro le cose che io tratto, sarà anche più facile condividerle. E anche sarà più facile capire, mettersi nei panni delle persone che queste cose non le possono avere, non le possono condividere, quindi non possono fruire di quei beni inclusivi, perché i beni scolastici sono tipicamente beni inclusivi, li possiamo, insomma, possiamo godere tutti della Divina Commedia, non solo se ne gode uno, gli altri stanno a bocca asciutta, no? Ecco, tutto questo noi lo possiamo fare. Credo che una proposta che secondo me potrebbe essere fatta al mondo del volontariato